Bentornati in questa serie di video sulle autrici della nostra letteratura italiana. Dopo Elsa Morante, oggi parliamo di un'altra autrice del secondo Novecento, Natalia Levi Ginsburg, che si è distinta non solo per i romanzi, per i saggi o per le commedie che ha scritto, ma anche per la sua presenza, la sua centralità nella cultura italiana del secolo passato, da scrittrice, da politica, da collaboratrice per la casa editrice Einaudi, nella quale lavorò per tutta la vita. Natalia nasce nel 1916 a Palermo, da padre ebreo triestino e madre cattolica milanese. E a casa sua circolano, fin da quando è piccola, il socialismo e l'antifascismo. Il padre era uno stimato professore universitario, fu professore di Rita Levi Montalcini, per esempio. E più avanti, però, sarà imprigionato e processato per antifascismo. Comunque, nonostante sia nata a Palermo, la sua città d'elezione è un'altra, Torino. La famiglia vi si trasferisce quando lei è piccola, la fanno crescere lì, e questa città è un centro culturale molto importante, sia negli anni 20-30 del fascismo, sia poi nel dopoguerra. Proprio a Torino comincerà a lavorare per l'Einaudi, e fu fondata lì nel 1933. Ed era l'unica donna in un contesto tutto maschile. Fu una grande scopritrice di talenti per l'Einaudi. Menzogna e sortileggio della Morante, per esempio, come dicevo nell'altro video, lo fece pubblicare proprio lei. Dall'altra parte, però, ricordiamo pure che diede parere negativo alla pubblicazione di Se questo è un uomo di Primo Levi. Insomma, sia lei che Pavese, che in quegli anni erano redattori di Einaudi, rifiutarono la pubblicazione di questo testo, che oggi è considerato invece un testo centrale del Novecento italiano. Sempre a Torino Natalia conosce un uomo che sarà uno dei più importanti della sua vita, Leone Ginsburg. Leone è russo, professore universitario di letteratura russa, collabora con Einaudi e i due si conoscono nel 1933 e finiscono per sposarsi nel 1938. Ecco, il 1938 è un anno importante per il nostro paese, è l'anno delle leggi razziali. Leone Ginsburg è ebreo, è un intellettuale, è un antifascista, insomma. Leone viene mandato dal Tribunale Speciale Fascista al Confino nel 1940, viene mandato a Pizzoli in Abruzzo e lì lo seguiranno Natalia e i loro figli. Natalia commenterà più avanti dicendo che avevano vissuto lì un periodo inconsapevolmente felice. Effettivamente questi, col senno del poi, sono anni felici per la famiglia Ginsburg, perché invece nel 43 tutto precipita. La famiglia fugge a Roma per scappare dall'occupazione tedesca. Leone è organizzatore della resistenza romana e direttore del giornale clandestino L'Italia Libera e alla fine viene arrestato. Viene rinchiuso nel braccio tedesco del carcere Regina Coeli di Roma e muore a seguito delle torture a febbraio del 1944, pochi mesi prima della liberazione della città. È una storia molto triste la loro, ma è la storia di centinaia di migliaia di persone che durante gli anni della resistenza hanno vissuto sulla propria pelle l'orrore della guerra civile. Sì, coraggiosa, gli aveva scritto lui nella sua ultima lettera. E Natalia è coraggiosa, c'è da dirlo. Negli anni 50 a Roma si risposa con Gabriele Baldini, si rifà una vita, lavora i suoi libri, ma il marito resterà sempre con lei nel nome. Sceglierà infatti di firmare tutte le sue opere mantenendo per sempre il cognome Ginsburg. Ecco, le sue opere. Oggi la Ginsburg viene letta molto, è bello che venga riscoperta anche come autrice e non solo come personaggio. Il romanzo che la porta tra i grandi del Novecento, che le fa vincere anche il premio Strega nel 63, è Lessico familiare. La storia della mia famiglia, ci dice lei all'inizio del romanzo. Non è il primo che pubblica. Pensate che il primo, La strada che va in città, lo aveva pubblicato nel 1942 ma sotto pseudonimo. Avendo un cognome ebraico, infatti, Levi, era stata costretta per le leggi razziali a pubblicare con un nome inventato, Alessandra Torni in parte. C'erano stati comunque anche altri testi, tra cui per esempio Valentino del 1957, che le aveva fatto vincere il premio Viareggio. Però diciamo che il Lessico familiare forse è davvero il più riuscito e rappresenta al meglio la produzione letteraria della Ginsburg. Il romanzo ruota attorno a due temi cari all'autrice, ovvero il tema della memoria e il tema della famiglia, che sono inestricabilmente legati. Nel romanzo la Ginsburg è autrice, narratrice e protagonista. Ci vengono raccontate le vicende della sua famiglia durante il fascismo e durante la Seconda Guerra Mondiale e c'è un po' di tutto. L'uccisione del marito, le persecuzioni degli ebrei, il suicidio del grande amico Cesare Pavese nel 1950. Al di là di raccontarci i fatti della sua famiglia, legati a doppio filo alla storia italiana di quegli anni, la Ginsburg ci fa entrare nelle dinamiche più intime della sua famiglia, nei suoi aspetti più quotidiani, ed è questo forse l'elemento più bello del romanzo. La famiglia infatti è tutta legata da un linguaggio, da un lessico appunto, condiviso, unico, ricorre a formule, nomignoli, modi di dire che sono tutti interni al gruppo familiare, che vanno proprio a costituire l'essenza stessa del rapporto. Ed è un'intuizione molto bella, in effetti, le famiglie, ma direi più in generale le persone che vivono insieme e condividono una quotidianità, hanno un codice tutto loro, sul quale si crea, si forma e si innesta poi il senso stesso del loro rapporto. Ecco, i personaggi della famiglia di Natalia quindi vengono caratterizzati tramite i dialoghi soprattutto, quindi viene mostrato il loro modo di parlare,
le loro espressioni più comuni che rivelano proprio la loro essenza. Un altro testo della Ginsburg che segnalo è La famiglia Manzoni, un testo veramente godibile, che di nuovo affronta il tema delle dinamiche familiari, ma questa volta la famiglia analizzata non è la sua, ma è quella di Alessandro Manzoni, con particolare riguardo alle figure femminili che vissero a fianco del grande scrittore. È una biografia, ma è anche un romanzo in qualche modo. Comunque, l'attività della Ginsburg procede anche sotto altri fronti, non solo quello del romanzo. È un'abilissima traduttrice dal francese, una commediografa, ricordiamo Ti ho sposato per allegria, che ebbe molto successo anche all'estero, e fu poi impegnata in politica. Nel 1983 viene eletta deputata nelle liste del Partito Comunista Italiano. Nei suoi discorsi, nell'aula parlamentare, sembra di ritrovare quel senso di coscienza etica che il marito le aveva trasmesso e quell'ultimo sì coraggiosa che le aveva scritto.